Che schifo, ragazzi, che schifo veramente. Permettetemi di dirlo, una prestazione veramente imbarazzante contro la squadra alla nostra portata, tranquillamente. Non me ne frega niente del fatto che sia un amichevole, ma non è accettabile una prestazione del genere. La partita alla fine te la porti a casa perché vinci 2-1. Adesso però entriamo nel dettaglio anche la partita che si è disputata ieri in Florida, tra Italia e Venezuela. Prima di continuare, ragazzi, vi invito ad iscrivervi, a lasciare mi piace, ad attivare la campanellina, così non vi perdete i nuovi contenuti. Ragazzi, ci perdete pochi secondi, è completamente gratuito e vi invito a farlo, mi farebbe veramente molto felice se lo faceste. Quindi fatelo, ragazzi, pochi secondi, completamente gratuito. Continuate a seguire i miei video se vi piacciono, rimanendo sempre aggiornati anche attivando la campanellina. Mi arriva una notifica, vi vengo a chiamare ogni volta che pubblico un nuovo contenuto. Quella tra Italia e Venezuela, ragazzi, si apre in realtà con un rigore banale procurato da Buongiorno che trattiene l'avversario. Il rigore in realtà anche un po' generoso, però insomma ci poteva stare. Ingenuità più che altro da parte di Buongiorno, che poi in genere non sbaglia queste cose. Rigore poi fallito da Rondon, parata di Donnarumma, grandissima parata di Donnarumma. Insomma, il rigore non è tirato benissimo, però poi bisogna indovinare l'angolo e pararla. Rondon, calciatore sicuramente di più qualità del Venezuela, con comunque una certa esperienza, capitano una volta del Venezuela. Insomma, comunque la partita non si è sbloccata. Ricordiamo che l'Italia partiva con un 3-4-2-1, quindi non un 4-3-3 come si era ipotizzato e come aveva giocato fino adesso Spalletti. Vediamo un attimo anche i titolari che erano Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Buongiorno e Scalvini. A destra Cambiaso, Locatelli e Bonaventura al centro, Udogi dall'altro lato a sinistra. Poi più avanti, diciamo i due trequartisti, se così vogliamo chiamarli, erano Frattesi e Chiesa e davanti Matteo Retegui. Il Venezuela con Romo, il Venezuela era con un 3-4-3, quindi anche loro con la divisa a 3. Romo, Ferraresi, Angel, Osorio, Aramburu, Martinez, Caceres, Navarro che componevano la linea di centrocampo e davanti Macis, Rondon e Savarino. Mentre, ragazzi, io sto guardando perché non potevo ricordarmi a memoria né la formazione d'Italia né tantomeno quella del Venezuela, perché veramente ne conoscevo ben pochi. Poi in realtà la sblocchiamo noi al 40esimo con la rete di Matteo Retegui, che, ragazzi, per quanto non molti lo criticano del fatto, non sarebbe mai stato convocato dal biseleste, dall'Argentina, non è completamente italiano. Ragazzi, le origini ce le aveva, è diventato italiano e io sono contento perché questo è un calciatore dalle indubbie qualità e l'ho sempre detto. Mi è sempre piaciuto, ci ho puntato a Fantacalcio, anche se Fantacalcio poi, ragazzi, uscirà il video o qualcosa di vergognoso anche in quel caso. Però è un grande calciatore, ragazzi, c'è poco da dire, cioè, si è fatto trovare pronto. E per me è veramente il numero 9 su cui puntare. E chiaramente, ragazzi, io capisco magari chi non è d'accordo, però si sta anche impegnando ad imparare l'italiano. Quindi, ragazzi, chapeau, cioè, fin quando gioca bene, fa bene e dà tutto per la maglia azzurra, io non posso dirgli niente. Cioè, poi comunque, ragazzi, calciatori oriundi per l'Italia ci sono sempre stati. Viene in mente Camoranesi, con cui conquistammo il Mondiale 2006. Viene in mente anche Altafini, tra l'altro. Sì, se non vado errato, ma stiamo parlando che non ero nemmeno nato, quindi potrei sbagliarmi. Però, insomma, ragazzi, fin quando dà tutto per la maglia azzurra io non mi sento di dire niente. Aperta e chiusa parentesi, perché poi il Venezuela pareggia. Pareggia e segna Macis, ragazzi. L'Italia che non ha giocato bene, quindi non prendiamoci in giro. Nel secondo tempo subentrano Jorginho, Raspadori, Pellegrini, Zaccagni, subentra anche Zaniolo. Ma insomma, la sostanza non cambia. Sì, buon ingresso tra l'altro da parte di Zaniolo. Ma molti che hanno criticato questa convocazione, io me l'aspettavo.
entrano anche, insomma, forze fresche per il Venezuela come Cadiz, Otero, ma insomma, il Venezuela comunque ha continuato ad attaccare, quindi va dato anche merito al Venezuela di quello che ha fatto, però ragazzi, noi stiamo parlando comunque di una nazionale che, contate le stelline, ha vinto 4 mondiali e non può permettersi, con tutto il rispetto per il Venezuela, che ha fatto la sua partita e anche una buona partita, non può permettersi di stare 1-1 fino all'ottantesimo, in cui c'è la doppietta di Retegui che ci regala la vittoria. Ma insomma, ragazzi, questa tournée in cui faremo poi l'altra amichevole con l'Ecuador, che è superiore al Venezuela, quindi non oso immaginare che cosa succederà. Non possiamo veramente permetterci queste figure, perché poi le amichevoli non hanno importanza, che poi in realtà comunque fanno conteggio nel ranking, però chiaramente non fanno parte della competizione, ma sono da preparazione per l'Europeo quest'estate in Germania. Quindi, se questi sono i presupposti, ragazzi, in un girone in cui abbiamo comunque Spagna, Croazia, se non sbaglio, l'altra, non vorrei dare il dato, non mi ricordo qual è la quarta squadra, probabilmente una dell'est, adesso non ricordo, e comunque, ragazzi, stiamo parlando di Spagna e Croazia, quindi non si può assolutamente sbagliare con squadre di quella caratura e dei calciatori che hanno, corazzate, ragazzi. Se sbagli anche solo un passaggio, come è successo poi a Bonaventura, che ha regalato praticamente la rete, o comunque sbagli la costruzione dal basso, cosa che l'Italia sbaglia in modo tassativo, cioè lo fa sempre, quindi non, cioè, in realtà, ragazzi, non è che siamo scarsi e quindi non possiamo impostare dal basso. Adesso il calcio moderno parte dalla costruzione dal basso. Non siamo scarsi, c'è bisogno solo di attenzione. Se la concentrazione non c'è e si sottovaluta una squadra come il Venezuela, la partita puoi anche perderla. Abbiamo rischiato di perderla, perché poi alla fine, ragazzi, non avessi sbagliato il rigore Rondon, staremmo parlando di un'altra partita e sarei stato ancora più arrabbiato di quanto non sono. Magari sì, molti di voi criticheranno il fatto che io sia arrabbiato per l'importanza, che sono amichevoli, ma ragazzi, le amichevoli ci preparano al mondiale. Se sono questi i presupposti, andiamo veramente male. Non lo dico per andare contro l'Italia, mancherebbe altro, andiamo al 100%, tifo Italia, arriverò per sempre nella mia nazione. Se questi sono i presupposti, ragazzi, che figure andiamo a fare? A me non interessa, perché che te esci, magari ai gironi, non me lo auguro, fate tutti gli scongiuri del caso, ma almeno ne esci a testa alta. Chiaramente io voglio arrivare fino in fondo, come è successo, quindi guardate bene, non eravamo certo i favoriti, magari anche in quel caso non eravamo i favoriti, magari anche in questo caso potremmo arrivare fino in fondo a sfavoriti, e lo spero, e alzare ancora l'Europeo, una gioia incredibile. Però ragazzi, quantomeno mettiamocela tutta. Se giochiamo in questa maniera non andiamo da nessuna parte. Io ho detto questo, ragazzi, vi invito a commentare, farmi sapere i vostri commenti, commentare è gratuito, io la penso così, però aspetto anche il vostro parere. Ci vediamo nel prossimo video, speriamo di andare bene contro l'Ecuador, e vi do un salutone. Ciao, Forza Italia!